Quindi finale più giusta non avrebbe potuto esserci. Le due più forti che si affrontano per la conquista del successo qui a Terni con Elettra Valenti, atleta del Milano Sport, contro Giulia Palmisano, tennis tavolo Imera, girandazzo 3-3, partita avanti Elettra Valenti, ma Giulia Palmisano che era riuscita temporaneamente a sopravanzarla. Tanti errori in queste prime fasi sui tentativi di chiusura. Si avventa con il suo diritto sulla pallina Valenti e reimpatta la situazione. Avanti Giulia Palmisano, che però commette un errore con il diritto. Mette la testa avanti Elettra Valenti, serve di rovescio e chiude con il diritto. Altra chiusura prepotente da parte di Valenti, ci sono tre set point. Alza troppo la traiettoria della sua risposta. Facile il compito di Giulia Palmisano, che annulla anche il secondo set point, ne rimane un terzo. A favore se ne va anche questo. Annullato tre set point Giulia Palmisano, che si presenta al servizio, non ha sfruttato una palla alta sul diritto ed è stata infilata dalla Valenti. Quarta opportunità dunque per la numero uno della classifica italiana di categoria, Elettra Valenti, per concludere, missione compiuta, concludere il primo set 12-10. Ha faticato più del dovuto probabilmente Elettra Valenti, che ha avuto tre set point sul 10-7, se li è visti annullare tutti, e poi ha dovuto procurarsi il quarto per chiudere la situazione a suo favore. Dicevamo dei precedenti stagionali, nel primo torneo a San Michele Appiano si è affermata Elettra Valenti su Giorgia Sulis con il punteggio di 3-0. In contemporanea San Nicola La Strada, Giulia Palmisano batteva Valentina Leogrande sempre per 3-0, poi a Terni e a Corte Maggiore Elettra Valenti ha dettato legge 3-2 su Giorgia Sulis e 3-0 su Giulia Varveri. E in contemporanea a Corte Maggiore si è giocato a Canni Cattini Bagni e si è imposta in un girone Giulia Palmisano. Quindi tre successi per Elettra Valenti, due per Giulia Palmisano. Inizia il secondo set dopo il 12-10 per Valenti nel primo. E anche il secondo punto a segno. Si dà la carica l'atleta milanese.
mentre nella seconda semifinale, che avevamo lasciato in sospeso del tabellone maschile, giovanissimi, Giuseppe Calarco ha sconfitto per 3-1 Attilio Serti, e dunque la finale maschile sarà fra Daniele Antonio Spagnolo e Giuseppe Calarco. Torniamo invece sulla finale femminile con Elettra Valenti avanti 4-3 con il servizio lungo da parte di Palmisano. Aiutata dalla retina che le assesta la pallina negli ultimi centimetri del tavolo dell'avversaria, sale a quota 6 Valenti, anche 7 sta stringendo i tempi la numero 1 del tabellone. Ottima reazione da parte di Giulia Palmisano. Che si espone alla diagonale di diritto di Elettra Valenti, che mette a segno l'ottavo punto e anche il nono. Quando può giocare il suo top di diritto, diventa inarrestabile Elettra Valenti. 9-4. Con il set point che arriva, sono ben 6 le opportunità per chiudere a suo favore anche il secondo set. L'errore di Giulia Palmisano conclude il secondo parziale, dunque 11-4. Era stato più combattuto il primo set, chiuso da Elettra Valenti con il punteggio di 12-10. Elettra Valenti, dicevamo, testa di serie numero 1, che ha avuto il bye negli ottavi. Nei quarti ha eliminato con il punteggio di 3-1 Maria Tognali, 11-8-8-11, 11-8-11-9, e in semifinale ha estromesso dal tabellone Milena Busnardo del tennis tavolo Castelgoffredo, 3-0 facilissimo, 11-2, 11-5, 11-5. Mentre Giulia Palmisano nei quarti ha eliminato con un 3-0 tirato, 13-11, 11-9, 13-11 Nicole Palazzo, e poi in semifinale si è presa la rivincita nei confronti di Giorgia Sulis, che nel primo torneo disputato qui a Terni l'aveva mandata a casa e ha vinto con il punteggio di 3-1, 11-4, 10-12, poi due agevoli 11-3 per proiettare Giulia Palmisano in finale. Una finale che la sta vedendo soccombere per 2-7-0. Conduce Elettra Valenti 2-0, 2-1 nel terzo. Si avvicina dunque il quarto successo stagionale per la vera dominatrice della categoria. Prova a reagire Giulia Palmisano, sono 2 punti di vantaggio, 4 gli ultimi 4 scambi sono stati tutti appannaggio di Giulia Palmisano, gli ultimi 5 un break di 5-0 assolutamente necessario. Sta sbagliando un po' tutto Elettra Valenti, entrata un po' in crisi tra virgolette. 6-3, un gran diritto di Palmisano per il settimo punto. Ancora si sviluppa velocemente questo terzo set sulla falsa riga del secondo, che però era stato facile appannaggio di Elettra Valenti. 9-4,
reazione veemente di Giulia Palmisano. Recupera un punto Valenti, 9-5 per la sua avversaria, che ha la necessità di conquistare il terzo set per rimanere in partita. Ci sono 4 palle per chiudere a favore di Giulia Palmisano, che riesce al primo tentativo nel suo intento. 11-6, dunque accorcia le distanze Giulia Palmisano. La situazione è di 2-1 per Elettra Valenti, 12-10, 11-4 i primi due set per lei e 11-6 per Giulia Palmisano. A colloquio con Michele Giardina nell'intervallo fra il terzo e il quarto set, e la prima a tornare al tavolo sta ancora parlando con il tecnico Daniele Sabatino. Invece Elettra Valenti, che ha ceduto il terzo set, si è rimessa un po' in carreggiata. Giulia Palmisano, anche se rimane avanti nel computo dei set, rimane anche favorita per la conquista di questo successo, probabilmente Elettra Valenti, che apre con il servizio il quarto parziale, decisa a non fermarsi alla conquista del terzo set. Giulia Palmisano caricatissima da quella vittoria parziale. Uno a uno, due turni di servizio per Palmisano, che va a segno con il diritto. È sicuramente cambiata la partita dopo i primi due set targati Valenti. È salito moltissimo il rendimento di Giulia Palmisano, che dopo aver incamerato il terzo set sta conducendo il quarto per 3-2, 4-2. Conquista il suo terzo punto Elettra Valenti, che deve fronteggiare il servizio di Palmisano. Errore con il rovescio ed è quindi parità, subito rotta da un errore di Valenti e riconquistata a quota 5. Evoluzioni rapidissime in questa finale del tabellone giovanissime. Ancora avanti Giulia Palmisano, è sempre lei a condurre in questa fase del match. Trova anche il doppio vantaggio per alimentare le sue speranze di costringere Elettra Valenti alla bella. Non è naturalmente dello stesso avviso Valenti, che proverà a chiudere in 4. Per il momento ha ritrovato la parità, 7-7. Bello scambio, se lo aggiudica Palmisano. Partita che è salita di tono sicuramente, molto più equilibrio. Errore con il diritto di Valenti, di Palmisano, per l'8-8. Palla comoda sulla racchetta, sul diritto di Elettra Valenti, che mette lungo. Errore grave nell'economia di questo set, cui ne segue un altro con il rovescio. Palla in rete, due palle per andare al quinto per Giulia Palmisano. Palla, la prima delle due opportunità annullate da Valenti. Ancora un set point.
che affronta con il servizio Valenti. Palla lunga con il diritto e dunque si è riaperta completamente la prospettiva di questa partita. Sembrava chiusa dopo la conquista dei primi due set da parte di Elettra Valenti. Giulia Palmisano è stata brava a riaprire completamente le sorti. Ricordiamo 12-10, 11-4, i primi due set per Elettra Valenti. Ha risposto da par suo Giulia Palmisano, 11-6, 11-9, dunque sarà il quinto set a decidere la vincitrice del tabellone giovanissime qui al torneo di Terni. Consola Elettra Valenti. Daniele Sabatino, entrata un po' in crisi Valenti dopo che il match sembrava alla sua portata. Tranquilla pare invece Giulia Palmisano, che sta parlando con Michele Giardina. È evidente che la grande rimonta di Palmisano le garantisce sicuramente le migliori condizioni per approcciare questo quinto e decisivo set in modo positivo. Dovrà superare le difficoltà Valenti. Parte Palmisano al servizio con una palla alta non sfruttata da parte proprio dell'atleta della tennis tavolo Imera Girandazzo. E ancora un errore. Partita meglio Elettra Valenti, sensibilmente meglio. Trova il primo punto però Palmisano, sembra molto tranquilla Palmisano. Ancora un punto, ha ritrovato il suo diritto, il colpo preferito di Elettra Valenti. 4-1. Chiama time out Michele Giardina per riordinare le idee di Giulia Palmisano, che si era riportata in parità ma ha iniziato male questo quinto e decisivo set. In realtà lo ha iniziato bene Elettra Valenti, e più merito di Valenti che demerito di Palmisano. Il 4-1 nel quinto set, pochi secondi fa sembrava un po' in crisi Elettra Valenti, che invece ha ritrovato tutto il suo gioco in queste primissime fasi della bella. Conduce dunque 4-1, ancora un turno di servizio per Giulia Palmisano, che guadagna un punto. 4-2, due volte al servizio Valenti. Ricucce ancora Palmisano, meno 1. E ancora un errore per Valenti, che ritrova la testa del set grazie a un errore con il diritto di Palmisano. Si cambia campo. 5-4 Valenti dunque, con Palmisano che ha provato ad andare a segno con due ottimi diritti. Ha tenuto botta Valenti e alla fine ha avuto ragione lei. 6-4. Con il diritto in rete arriva il quinto punto a favore di Palmisano, che poi spedisce lungo il suo rovescio. 7-5 dunque Valenti. È una palla alta sul diritto non sfruttata da Giulia Palmisano, che concede l'ottavo punto.
Arriva anche il sesto per Palmisano, partita ancora aperta. Bellissimo scambio, se lo è aggiudicato Palmisano, 7-8, e arriva anche la parità, quindi da 8-5 a 8-8. Ancora un time out. Questa volta lo ha richiesto naturalmente Daniele Sabatino dalla panchina di Elettra Valenti, che pareva aver trovato la chiave per aggiudicarsi questa finale. Era in vantaggio 8-5, ma in pochi secondi ha dilapidato tutto. Anche per merito della sua avversaria Giulia Palmisano, che è rientrata al tavolo e adesso attende che torni anche Elettra Valenti, che dunque era in vantaggio 2-7-0, è stata raggiunta 8-5 nel quinto, e nuovamente Palmisano bravissima a crederci fino in fondo. Partita tiratissima, dunque siamo 8-8 al quinto set, con Giulia Palmisano al servizio e Elettra Valenti che chiude il diritto incrociato, si conquista la palla del 9-8 e anche del 10-8, quindi colpo di coda di Elettra Valenti, che si issa a 2 match point e avrà il servizio a disposizione. Chiude con il diritto la favorita Elettra Valenti, che è riuscita con un po' di fatica a portare a casa anche questo successo, il quarto consecutivo per lei. Bravissima peraltro Giulia Palmisano a opporre una grandissima resistenza, ha ribattuto colpo su colpo fino a cedere per 11-8 al quinto. Ricordiamo dunque 3-2 per Elettra Valenti, che si aggiudica il torneo con i parziali di 12-10, 11-4, 6-11, 9-11, 11-8, e cala il poker dopo i successi ottenuti a San Michele Appiano, a Terni e a Corte Maggiore. Torna a vincere per la seconda volta a Terni, dunque si conferma la capofila della categoria giovanissime italiane.